Non c'è accordo. Russia e Stati Uniti hanno concluso senza esito i colloqui a Ginevra con la mediazione dell'inviato internazionale per la Siria, Lakhdar Brahimi. Le due superpotenze, secondo quanto poi riferito il vice ministro degli esteri russo Gennady Gatilov, si rivedranno la settimana prossima, ma per ora c'è stallo e questo rende del tutto improbabile che si riesca a organizzare presto la conferenza sulla Siria, come ha sottolineato Brahimi. Dubito fortemente, ha detto, che la conferenza possa svolgersi nel mese di luglio. Spero tanto che i governi della regione e le grandi potenze, in particolare Russia e Stati Uniti, agiscano per contenere questa situazione che sta sfuggendo di mano, non solo in Siria, ma anche nel resto della regione. Russia e USA sono in particolare in disaccordo sulla definizione delle parti siriane che dovrebbero partecipare alla conferenza, ma anche sul possibile ruolo dell'Iran. A Jeddah, dove è in visita il segretario di Stato John Kerry, sauditi e americani si sono trovati d'accordo nel definire pericoloso il coinvolgimento dell'Iran nel conflitto siriano. Oltre all'Iran, dalla parte di Assad, ci sono anche le milizie sciite libanesi, gli Hezbollah, che sembrano dare un contributo fondamentale nella riconquista di alcuni snodi strategici che erano finiti nelle mani dei ribelli, in gran parte sunniti.